questa bella bustona Primark. Primark, sono contentissima di essere ritornata perché è uno dei miei negozi preferiti, è uno dei negozi che dà la possibilità di acquistare veramente delle cose fantastiche sia per la persona che per la casa, ha dei prezzi veramente fantastici. Tra l'altro sono andata in un Primark con a tre piani, dove c'era il piano quindi dedicato alle donne, quello ai bambini, quello agli uomini, ma c'erano anche tanti 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 prodotti per la casa e ho acquistato soltanto qualcosina, sempre per la serie ho fatto la brava, ma ho acquistato le cose comunque che mi servivano, visto che il prezzo era buono, conveniente, ho detto vabbè, dai, queste cose servono, quindi, e iniziamo! Guardate che cosa fa! Intanto, prima di parlarvi di Primark, voglio guardare. Guardate questa, che cos'è? Ve la ricordate? Ve la ricordate quando sono andata a Maison du Monde? Che l'ho trovata, c'era in oro, questa qui, e quella in argento. Sono riuscita finalmente a comprarla a Maison du Monde. È bellissima, bellissima. Anche perché nella nuova casa vorrei tanto il tema del mare e ho deciso di comprare questa qui dorata perché mi ricorda molto la sabbia, ma forse sul video non si riesce a vedere bene, ma ci sono tutte queste piene di brillantini, questo effetto proprio di sabbia brillantata che scende. L'ho comprata, ragazzi, questa qui l'ho comprata a Maison du Monde e finalmente era in promozione con i saldi, sono riuscita a comprarla e sì, ho realizzato un sogno. Scherzi a parte, ma questa è vera, l'ho comprata, ma è molto delicata questa clessidra, quindi la prendo, la sposto, la metto da questa parte e ritorniamo a Primark. Scontrino! Che cosa ho comprato? Ve lo mostro subito. Allora, intanto questa bella maschera idratante. Questa qui è proprio, è all'interno, dice che ci sono proprio i fogli, quindi si apre, all'interno ci sono dei fogli, dopo aver logicamente tolto tutto il trucco, aver pulito bene il viso, si mettono questi fogli per bene, in maniera delicata, sul viso e si lascia così agire. E ho scelto questa qui, a idratante con l'acido ialuronico, quindi è la prima volta che le provo, il prezzo è interessantissimo, 90 centesimi, vediamo un pochettino che effetto farà sul mio viso. E siccome questo, quindi 90 centesimi, e siccome mi avete anche, chi mi segue su Instagram, avete già visto che amo fare le maschere, ho fatto qualche storia con le maschere e ho comprato questa qui, costa 2,50 euro, ho qui con me le codici, che mi sa che non c'è bisogno, basta tirare. Quando si fanno le maschere si sa bene che i capelli, bisogna fare attenzione con i capelli e quindi per non far sì che la maschera poi vada sui capelli. Ma cosa faccio? Di solito uso i fermagli, però capita sempre che il fermaglio non sia abbastanza buono, che non riesca a proteggere, a coprire, a riparare tutti i capelli, insomma.
Allora ho deciso di comprare questa qui, non la vedrete sicuramente indossata nelle storie di Instagram, e in spugna, elastico in spugna, quindi permette proprio, adesso non lo fa, non la metto perché ho il trucco, quindi non ho voglia di sporcarla, tra l'altro non l'ho neanche ancora lavata, come avete potuto vedere l'ho appena staccata, quindi l'andrò a lavare. Mi struccherò e farò magari una bella storia e così potrò provare sia questo che la maschera. Quindi dicevo che è elastica e rosa, vabbè, è il mio colore preferito, quindi con questo ci siamo. Pardon. Quindi la indosserò. E mi darà finalmente la possibilità di avere i capelli ben dietro e nel caso dovesse andare la maschera sopra, quindi questo qui di spugna, quindi poi si può prendere e lavare tranquillamente. 2,50 euro, un'ottima offerta, ho acquistato. Poi ho acquistato anche questi qui, sono dei fermaglietti, no, dei fermaglietti, l'ho pagati soltanto a 1 euro, solo 1 euro. Ci sono questi grandi, quelli medi e quelli piccoli. Vi faccio vedere quelli grandi. Allora, sono questi qui, faccio vedere, servono praticamente per chiudere i sacchetti. Spesso i sacchetti della pasta o delle chips, sacchetti alimentari, non importa cosa, ma sono veramente molto comodi. Per non spendere soldi ulteriori, stavo utilizzando le mollette, quella per appendere i panni. Ma finalmente sono riuscita a trovare un bel po' di questi bei cosi utili, non so come si chiamano, stavo cercando il nome, no, non c'è. Mi dà la possibilità di chiudere i sacchetti e l'ho pagati soltanto 1 euro, quindi a un prezzo così non li ho mai trovati e li conto con voi, così sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi questi sono quelli là lunghi. Poi ci sono quelli medi, vi faccio vedere. Sono questi qui, sono neri, quindi anche questi si aprono allo stesso modo. Ecco qua, si aprono, si chiudono, zacco, e il sacchetto è chiuso, ce ne sono. Quindi abbiamo detto 5 grandi, 5 quelli medi, 3, 4 e 5. E poi ci sono anche quelli piccolini che hanno un colore sinceramente più bello, mi piacciono di più. E sono anche questi qui, 5, color verde, un verde chiaro, un verde bellissimo. Ve li faccio vedere un po' più da vicino. Quindi questi qui, questo grande, questo qui nero. Poi c'è questo qui piccolino, anche questo si apre, si mette il sacchetto, zac, e si chiude. Comodissimo. Io di solito ho sempre usato le mollette, ecco questo è un esempio di sacchetto, fa così. Le mollette perché di solito li ho sempre trovati a un prezzo alto anche dall'IKEA, a un prezzo insomma più alto di 1 euro, quindi la quantità è una buona quantità perché sono appunto in tutto sono 15 pezzi, 1 euro, fantastico fantastico, ne ho approfittato. Ho acquistato sempre da Primark anche questo qui, non l'avevo. Devo dire che è molto comodo soprattutto per il barbecue. Mio marito si diverte, è appassionato di barbecue e quindi è buono per prendere
la carne, soprattutto per girare la carne, ma in realtà è comodo per tantissime altre cose in cucina. Il prezzo è soltanto 1,50 euro. Ne ho approfittato. Devo dire che c'erano anche dorati. Forchette dorate, tutte le cose dorate, questi qui dorati, mestolo dorato. Mo sta andando molto, va molto di moda adesso il dorato. Io non so che cosa utilizzerò in cucina, perché ci sarà appunto la cucina e poi sopra vorrò mettere degli utensili tutti dello stesso colore perché lo trovo esteticamente più bello, trovo che la cucina così possa essere anche più ordinata, dà una sensazione di ordine. Però bisogna scegliere un colore e poi siccome questo qui molto probabilmente sarà soprattutto fuori, accanto al barbecue della zona barbecue, l'ho preso nero, va bene. In questo caso non c'era bisogno già di scegliere il colore definitivo. Poi a 1 euro ho acquistato anche queste pile. Quanti pezzi ci sono all'interno? Ce ne sono ben 8, una cosa utile. Ci sta sempre bene. Un'altra cosa utile, si è rotto l'ombrello a mio marito. Non è una persona che ama particolarmente utilizzare l'ombrello, ma si è rotto e in questi giorni sta ritornando un'altra volta la pioggia qui a Lussemburgo, quindi ahimè, a 5 euro da Primark abbiamo acquistato anche questo qui alla sua custodia e logicamente non l'aprirò perché non ce ne può fregare di meno di avere anche la sfiga. Ultimissima cosa è questo bel tre pezzi, questi bei tre pezzi che non voglio aprire adesso la confezione, ma li ho pagati soltanto 3 euro. Siccome avrò il giardino, mi piacerà, non vedo l'ora di dedicarmi al giardino, di coltivare qualcosina. Ovviamente io farò qualcosina, non mi metterò la zappa, no. Però sicuramente mi divertirò e questi tre pezzi li ho trovati un colore rosa e non potevo fare a meno di comprare questi piccolissimi bijou. Guardate, sono quindi questo qui come una delle palette proprio per fare il barbecue. Quindi non so come si chiamano i termini tecnici. Non essendo un'esperta di giardinaggio, non ne so assolutamente niente, quindi questa potrebbe essere come quasi come una piccola zappetta, quindi serve per zappettare e mettere poi dei semini all'interno della terra e quindi insomma, una cosa così schiettosa, rosa, così. Non vedo l'ora di mettere i semini, le piantine. Quindi questo è tutto. Sono stata molto brava perché, come avete potuto vedere, ho acquistato solo e esclusivamente le cose utili, le pile. A 1 euro. Ho quasi sempre il telecomando della televisione che ha bisogno sempre di cambiare pile e devo dire che non vedo l'ora invece di ritornare e fare un bello shopping sempre da Primark, fare un bello shopping di vestiti. Mo adesso non è proprio il momento giusto perché adesso stanno praticamente svendendo tutta la stagione estiva. Ma poi ricomincerà il periodo autunnale, quindi cominceranno a mettere delle cose fantastiche. Cosa ne dite di questa? Non
vedo l'ora di metterlo, ma mi piacerebbe. No, 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 no. Sono altrimenti i capelli diventano troppo disordinati. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, magari anche mettete anche la campanella, attivate la campanella, scusatemi, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo video voi sarete sempre aggiornati. Vi saluto e ci vediamo. Ciao!